Salve a tutti, sono Alessandro Forte di Febbre Partenopea e siamo oggi in occasione del gemellaggio Napoli-Genova. Passo brevemente in rassegna, diciamo, le varie componenti. Angelo Sasso, noto caricaturista che collabora appunto con Febbre Partenopea, Romano Capasso, co-founder di Febbre Partenopea, organizzatore dell'evento. Martino Giuseppe, Club Napoli-Modena. Travaglia Andrea, club Compagnia Unica Camalli del Porto. Tifoso del Genova, se nessun club ma Forza Genova e Forza Napoli. Sandro Mastrorilli. Una doverosa menzione agli altri club che hanno collaborato con noi all'evento: Napoli Club Modugno, Napoli Club Clanum, Napoli Club Baronia e Napoli Club Piacenza. Giusto due domande, uno sull'esito della partita e due sul perché, diciamo, da tanto tempo sussiste questo gemellaggio che non si è mai interrotto. Secondo te perché da così tanto tempo, diciamo, il gemellaggio resiste? Perché oltre ai valori sportivi ci sono anche quelli umani e praticamente abbiamo la stessa città più o meno uguale, il mare, il porto. E i nostri vicoli sono uguali a quelli vostri, però ne abbiamo cavani. Ecco, sì, quello lì è il vostro cazzo di nessuno. L'unica cosa che cambia è che i presidenti. Noi abbiamo un numero 71 mobile. Borriello e Floro Flores, tre napoletani doc che adesso proveranno a sfatare questa porta partenopea. Speriamo che non la sfatano. Magari pali, traverse, però. Noi abbiamo anche Amsic. E insigne. Ma noi c'abbiamo Striscito che ti fa Genova. Comunque, anche se è napoletano. A parte non è il risultato che conta, ma questa è sportività. E va oltre tutta l'ipocrisia che c'è in questo calcio. A prescindere dal risultato. È importante quello alla fine. Deve restare sempre a vita il gemellaggio, che è una cosa bella, e così dovrebbe essere inteso il gioco del calcio. Alla fine è un gioco, è bello lo sfottò, però si limita a quello. Poi chi vince, vince, non interessa. Però domenica prossima c'è il derby Genova-Sampdoria. Chiaramente noi da napoletani tifiamo Genova sempre. siamo orgogliosissimi di essere napoletani e genovani. Ricordo, l'anno scorso hanno fatto una coreografia genovani a Genova da Peledoco, la Nord, che è una delle curve più toste a livello di tifo. Hanno fatto una coreografia che ricordava il 30° anno del gemellaggio tra Napoli e Genova e nessuno mai l'ha menzionato, nessuna TV ha menzionato questa cosa, appena un secondo, invece deve essere pubblicizzata alla grande. Grazie quindi a Rotti TV Italia che ci dà la possibilità, insomma, di poter estendere a tutta Italia questa cosa, che è una cosa bella. Quindi forza Napoli e forza Genova. Io invito in vita mia, ma non ve la canto perché porta male prima, si canta. La cantiamo dopo. Saluta e la Unziker. Come? Saluti Ezio la Unziker. Cogliamo l'occasione per ringraziare Rotti TV Italia per lo spazio che ci ha concesso da parte di Febbre Partenopea. Grazie.